Bene, ciao Fabrizio, vabbè, allora, per favore, allora, a questo punto io penso che non ci sia neanche bisogno che io ti faccia la domanda. E ti rispondo subito, ecco. Perché oggi Fabrizio Corona è cambiato, ed è venuto qui a gridare al mondo, caro Frassica, perché... Posso meglio, vabbè. Che con questa condanna i suoi diritti sono stati calpestati. E quindi oggi Fabrizio Corona, per la legge, volente o volante... Volante. È ancora un capro respiratorio. Respiratorio. Ma vi sembra normale che Fabrizio oggi si debba fare 7 anni in galera per una normale e misera estorsione da 25.000 euro? Chiamala normale. Quando invece c'è gente che si è rubata 8 milioni di euro, è scappata in Brasile e in questo paese nessuno ha alzato un dito. No. Allora. Per cortesia. Allora. Allora. Io non ci sto, non si possono fare accuse senza fare i nomi. Ecco, fa qualche nome. Pato. C'entra Pato. Uno che si è fatto dare dal Milan 4 milioni di euro all'anno per giocare, non ha mai giocato, e non è un furto. Io mi vergogno di essere italiano, perché la legge è uguale per tutti, come è scritto sulle pubblicità appese nei tribunali, tranne che per Fabrizio. Non sono pubblicità. Che oggi è un ostaggio dello Stato. Allora, Stato, tu pensi che Fabrizio è un delinquente? Ok. Allora sai cosa fa Fabrizio? Adesso Fabrizio si comporta come si comportano tutti i migliori delinquenti che si rispettano. Cioè, che fa? Mi candido alle elezioni politiche. No. Per cortesia, non è più così. In Italia le cose sono cambiate, non è più così. Non è più così. Scendo in campo. Capito. Mi faccio dare l'immunità parlamentare e poi risalgo. No, comunque questa cosa dell'immunità parlamentare è una cretinata, perché tu hai ricevuto una condanna di più di 2 anni, quindi non ti puoi candidare. Chi ti ha detto sta cretinata? La Minetti. La Nicole Minetti? Assolutamente sì. Mamma mia, adesso sì. Capiamo tante cose. Allora è vero che non capisci una mazza di politica. Allora, non offendere la nostra consigliera regionale, perché è vero che avrà anche sbagliato, però ha anche fatto delle cose belle. Assolutamente sì, sai quante cose belle mi ha fatto la Minetta. Allora se... Buonasera. Buonasera. Che è successo? Fa piacere, in silenzio, seduto, fermo, zitto. Questa è un'operazione di polizia, Digos. Mi spiace, non parlo il francese, mon amour. Signor Corona, io la dichiaro in arresto. Di nuovo? A me? Digos, vedi che mi hanno già arrestato 10 giorni fa in Portogallo. Come 10 giorni fa? Assolutamente sì. Addirittura in Portogallo? Sì, hai voglia di stare ad aspettare fuori la palestra? Maledetta quella, maledetta! Le forze dell'ordine non si parlano. Ma dico io, una telefonata, un avviso, una chiamata me la volete fare? Io devo lavorare in queste condizioni, è possibile? Vabbè. Non è successo niente, tutto è bene, quel che finisce bene, no? No, signor Fabrizio, volevo soltanto chiedere una cortesia, siccome mio figlio impazzisce per lei, se potevamo fare una fotografia. Assolutamente sì. Pure una fotografia. Ma io c'ho gente, no, c'ho il telefonino. Vai Kevin, faccio scusa, ma dillo un attimo questo, per piacere. No, ma io non voglio toccare Allora, questo è il telefono. Questo, dovevo schiacciare. Il bottone di mezzo. Di mezzo, vabbè. Mi spingi col bottone. Grazie, Fabrizio. Fate cheese, perfetto, è venuto anche bene. Grazie, grazie. Ne vuole una anche col Mago Forest? No, grazie, no. Grazie. Grazie, Fabrizio. Scusate, no, la pistola... Signor Fabrizio, chiedo scusa, se mi può restituire cortesemente la pistola. Io gliela lascerei volentieri, solo che di ordinanza mi serve, capito? Se no, Fabrizio, una cosa, ti posso dare del tuo Fabrizio? Non ti devi preoccupare, tutto si risolve, va bene? Cazzo si risolve. Siamo messi molto bene. 7 anni di carcere. Vabbè, tutto si risolve, Fabrizio, tutto si risolve. Mi sembra normale che Fabrizio deve fare 7 anni di carcere per aver fatto 3 foto, tra l'altro belle. E Marchionne che ha fatto la multipla gira a prede libero. Vabbè, c'ho anch'io la multipla, per cortesia. Ce l'ho anch'io. E ci deve essere. Ci deve essere assolutamente un modo per uscire dal carcere. Un modo ci sarebbe, vuoi che te lo dico? Un modo c'è. Potresti chiedere la grazia al Presidente della Repubblica. Io? Tu? Assolutamente mai, perché Fabrizio non è colpevole, Fabrizio è innocente, quindi Fabrizio non abbassa la testa, Fabrizio rimane a testa alta, non piega la testa, non chiede nessuna grazia a nessuno, ok? Presidente, come si chiama? Mamma mia. Giorgio Napolitano. Presidente Napolitano. In questo momento difficile Fabrizio ha bisogno di te.
Dai, fammi sta grazia, dai. Ma che San Gennaro, papà, sì. Grazia. Cioè, ci vuole una foce di una cosa giuridica, cioè bisogna la cosa dell'avvocato. Scusate, facciamolo parlare, vediamo che... Dai, presidente. Sì, dai. Dai, napoletano, l'hai data pure a quello... No, non è il ballerino, quello che somiglia a Galliani, come si chiama? Ah, cosa? Sallusti. Bravo, zio Fester, bravo. Quello con quella faccia gli devono dare l'ergastolo. Ecco, è una volta che sono d'accordo con te, quindi. Dai, napoletano, non lo faccio più, ho sbagliato, lo so. 7 anni assai sono, dai. Ma che pena è 7 anni? Io 7 anni nello stesso posto non ci resisto. Io sono uno che dopo 3 giorni a Formentera già si è rotto le palle. Napoletano, senti, seguimi bene. Fabrizio è stato condannato da un magistrato juventino. Solo perché Fabrizio è interista. Quindi se mi fai la grazia, quando esco, sai cosa faccio? Tiro fuori un fascicolo sul calcio scommesse segreto, che c'ho solo io. E sai che lo facciamo vincere lo scudetto quest'anno? Lo vuoi sapere, magistrato juventino, a chi lo vince lo scudetto? Lo facciamo vincere al Napoli del mio presidente napoletano. E la Juventus lo sai dove la lasciamo? A metà classifica la lasciamo! Ma ragazzi, quanto siete bravi, quanto siete bravi, il pubblico è impazzito, impazzito.